Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ISER, il format dell'inglese bello 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 bello. Come avete notato, ho cambiato un paio di cose. Prima di tutto, grazie alle restrizioni del Covid che sono state leggermente allentate, sono riuscito a tagliarmi i capelli e nel frattempo sono riuscito pure a mettere le mani in un simpatico green screen, così da provare a fare video un po' più professionali. Come al solito, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò nuovi video voi riceverete una notifica e non ve lo perdete e riuscirete a stare sempre aggiornati. Oggi di cosa vi voglio parlare? Vi voglio parlare di alcune parole che in italiano vengono coniugate al singolare invece in inglese al plurale o viceversa. Quindi andiamo a vedere quali sono queste parole con singolare e plurale diversi. Oggi vi parlerò in particolare di tre parole: staff, polizia e data. Una parola, sì, d'accordo, una parola in inglese, staff, però è una parola che utilizziamo molto spesso anche in italiano. Perché oggi vi voglio parlare di queste tre parole? Perché quando facciamo una frase con una di queste tre parole, il nostro istinto è quello di coniugarle come facciamo in italiano, commettendo appunto degli errori. Iniziamo con la parola staff. Per noi la parola staff in italiano la trattiamo come se fosse una parola collettiva, quindi al singolare. Per esempio, in una frase molto semplice: il nostro staff sta facendo il suo lavoro, il suo lavoro. Quindi terza persona singolare. In inglese non è così, perché si traduce our staff are doing their job. Come vedete è tradotto alla terza persona plurale. La stessa cosa succede con polizia. Se noi dobbiamo dire la polizia sta controllando le macchine, non diciamo in inglese the police is, ma diciamo the police are checking the cars. E quindi bisogna stare molto attenti quando noi in italiano traduciamo queste parole, perché io ho visto molte volte italiani sbagliare e dire the staff is o the police is. No, in entrambi i casi va utilizzato are o comunque la forma plurale. La terza parola è data. Si può dire in inglese anche data, in base a quale accento si desidera utilizzare. Data è una di quelle parole che a me disturba molto, ma non perché non mi piace la parola, anzi suona pure bene. Data, data. Mi disturba perché viene tradotto in italiano come dati, quindi dati è plurale, e quindi quando noi la portiamo in inglese tendiamo a tradurla al plurale, quindi diciamo the data are. Non è sbagliato, ma ci arriveremo tra un po'. Molto spesso i madrelingua in inglese tradurrebbero come the data is. Facciamo questo esempio: i dati non sono completi. In inglese molto spesso un madrelingua direbbe the data is not complete. Quindi data è a singolare o al plurale? Come vi faccio vedere io qua, in base al dizionario inglese, entrambe le forme, singolare e plurale, sono ammesse. E infatti io quando parlo inglese tendo a utilizzare la forma plurale apposta, io lo faccio apposta in inglese. Alcuni madrelingua mi hanno detto che utilizzare la forma the data are non suona bene alle loro orecchie, quindi loro preferiscono utilizzare la forma the data is. Però entrambe le forme vanno bene. Però se dobbiamo guardare la cosa dal punto di vista grammaticale, nonostante che entrambe le forme siano corrette, data è già un plurale, il plurale di datum. Quindi qual è il mio consiglio per la parola data? Fate un po' quello che vi pare, un po' quello che faccio io. Io continuerò a tradurla al plurale, perché se il dizionario mi consente di utilizzare quella forma, anche perché mi facilita la vita, perché per me, nella mia testa, data sono tante cose messe insieme. Quindi, prima di chiudere, vi consiglio di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò altri video voi riceverete una notifica, di condividere questo video con i vostri amici e parenti, e ci vediamo col prossimo. Ciao!